Mangiamo solo cibo del colore del nostro ciuccio! Prima di iniziare, però, verrà dato ad ogni concorrente una scatola dalla quale dovranno pescare il ciuccio di un determinato colore. Poi riusciranno? Ecco il primo concorrente, Aurora! Sei pronta a pescare il ciuccio? Che colore vorresti? Vediamo! Dopo che Aurora ha pescato il ciuccio del colore azzurro, scopriamo insieme quale pescherà il secondo concorrente. Diana! Eccomi qua! Oh, eccomi! Sei pronta a pescare? Sì, non vedo l'ora! Vai, apri la scatola magica! Oh, apri, apri! Pesca ad occhi chiusi, Diana, non schiacciare! Forza! Vediamo! Prova a metterlo in bocca, mettilo in bocca. Ebbene sì, ora escludiamo già il colore azzurro e il colore giallo. Ne mancano altri due. Scopriamo quale sarà il prossimo. Concorrente numero 3! Eccoti qua! Sei pronta? Sì! Vai, pesca pure! Aspetta un secondo, che colore vorresti pescare? Forse l'arancione. Oh, proviamo, vediamo se ti va di fortuna. Vai! Pesca, pesca, anche se ho dato i chiusi da sbicciare. Pesca, pesca, pesca! E che cazzo, metti tanto, devi pescare! Non lo trovo, non c'è niente! Ma come non c'è niente? Dai, cerca meglio! Forza! Eccolo! È verde! Uguale del colore della tua molletta! Sì, dai, è vero! Vabbè, comunque adesso è mio. Tutto qua, abbiamo finito tutti i concorrenti! Ma sei impazzito, manco io come concorrente, non vedi? Per una volta che non faccio il giudice! Allora, questa è la mia scatoletta. Non è tua, è mia la scatola, devi solamente pescare. Forza! Posso tenerla o devi tenerla tu? No, la tengo io. Guarda, tienila tu, non c'è nessun problema. Che cosa stai facendo, Mike? Il ciuccio del colore rosso, quindi oggi mangerò tutte le cose del colore rosso. Bravo Laura, vedo che sei attenta. Concorrenti, concorrenti, un attimo di attenzione, ma avete controllato bene nelle vostre scatole? Perché dentro di esse c'è anche un cibo offerto dalla casa del colore del vostro ciuccio. Oh, li avete guardate? No, oh, guarda, tu la... oh, io me la prendo, me la prendo. Certo che con tutti i cibi che potevano capitarmi è uscito proprio questo. Ma che cos'è sta roba? Formaggio fresco. Vabbè, assaggiamolo. Che strano, è bianco, eppure io l'avevo pescato verde. Vabbè, assaggiamolo. Ecco perché è alle erbe. Io sono fortunata. Invece Matilde è un po' sfortunata, ha beccato il formaggio che fa schifo. Invece io ho trovato due caramelle, una alla banana e una al miele. Devo solo pensare quale devo mangiare prima. Oh, rosso. Yogurt alla fragola, proprio buono. Oggi iniziamo la giornata al meglio. Non so cos'è questa scatolina, proviamo a aprirla. Ah, adesso ho capito! Sono i formaggini! Apriamoli! Anche se io mi ricordavo bianchi, no azzurri! Ho deciso, mangio questa la banana! La apriamo! Ma... Leoncini, guardate! Ma è bianco, non giallo! Secondo me il conduttore si è sbagliato, però io la mangio lo stesso! Interrompiamo subito la challenge! Qualcuno sta cercando di barare! Che colore è questa caramella? È gialla! E vedi, gialla! La carta è gialla,
Ma la caramella è completamente bianca. No, è gialla. Diana, non devi barare in questa sfida. Quindi, Diana, devi stare molto attenta. Guarda, Laura! Cosa? Ma non vedo niente io. Ma la caramella dov'è finita? L'ho buttata via. Ti tengo d'occhio. Per fortuna i leoncini ce l'ho fatta. Certo che questi fanno di tutto. Mangiano persino le caramelle con la carta. Prima challenge. Ma perché non funziona? Pronto? Vabbè, non importa. Concorrenti, state sull'attenti perché sto per annunciare la prima sfida di quest'oggi. Chi ballerà meglio la canzone Oppa il gamba sai mangerà un cibo del colore del proprio ciuccio. La canzone Oppa il gamba sai. Io non ero nemmeno nata quando c'era la canzone. Io la conosco. Anch'io. Diana, lei la sa ma non vuole dirci. Dici come fa? Dai, spiegacelo veloce. Come fa la canzone? Forse è quella che fa così. Ah, ok, vado a provare. Sì, ragazzi, continuate così. Io me lo ricordo in modo diverso. Sì, proprio così. Bravi. Potete pure assaggiare, prego. Ma che schifo. Ma dai, no, certo. A me non mi piacciono. Dai, ti devo aiutare a aprirlo, aspettate. Pronti, vai, Aurora. Com'è? Wow, è buonissimo. E adesso, ma che tocca a te, prendine giusto uno. O se vuoi puoi anche prenderne due. Grazie, Laura, faccio da sola. Ma non dovevano essere cose buone quelle che mangiavano i vincitori? Scusi, giudice, avremo una lamentela. Perché secondo me, io e Diana avremmo vinto. Siamo stati i più bravi a ballare. Sì, è vero, invece loro due... No, ragazzi, scusate se vi intrometto, ma voi non siete stati per niente bravi. No, no, sono stato bravissimo a ballare. Te lo faccio rivedere, se vuoi. Io ho detto, va bene, fammi pure rivedere, ma non credo che cambierò idea. Grazie, Mike. Visto che dici di essere tanto bravo, ora prendo il mio telefono personale e ti faccio pure un video. Così poi te lo mostro. Parlo meglio, meglio. Vai, vai, sto potendo partire. Sì, impegnati, mi raccomando. Cosa stai facendo? Tieni, guarda, così puoi capire meglio come stavi ballando. In effetti, forse non ho ballato mai così tanto bene. Ok, non c'è nessuno. Guardate cosa ho nascosto là sotto, una borsa! Volete saperlo cosa c'è qua dentro? Un cibo, ma non del mio colore. Ora faccio una bella scorpacciata di cibo. In effetti, la Laura ha sempre barato. Quindi ora almeno tocca a me. Lo apro. È proprio buono, anche se non è del mio colore. Mmm, che buono. Sta arrivando qualcuno. È meglio nascondere. Rimettiamolo sotto qui. Ciao. Non
non ci posso credere. Avete visto cosa ha fatto Diana? Era nascosta sotto il trampolino e ho sentito tutto. Diana ha nascosto qualcosa qua sotto. Adesso vediamo dove. Eccola! Una borsetta. Adesso vediamo cosa ha nascosto. Una bevanda rossa. Ma Diana non aveva il ciuccio giallo. Ora ci penso io a lei. Me la nascondo sotto la maglia. Un po' di ketchup. Allora, iniziamo col ketchup. Allora, mi sono già sporcato. Porta partendo un po' di pane e un po' di tonno. Vedrai, Aurora, vedrai. Faremo una super ricetta del nostro colore, così dopo possiamo mangiarcela tutta e un po' di tonno. Ok. Un goccio di tante di soia. Questa, giusto, Auri? Sì. Va bene. Un goccio solo, hai detto, giusto? Va bene, lo stesso. E un pizzico di piccante. E un pizzico di piccante. Basta, papà. Sei sicura, Aurora, che sia giusto? Non mi sembra sì. Proprio del nostro colore. Sì, papà, non sono molto brava a leggere. Scusa, Aurora, come hai fatto a dirmi gli ingredienti? Perché ho guardato le immagini. Ma fammi vedere qua. Oh, è tutto sbagliato, Aurora, tieni qua. Sai cosa? Forse dobbiamo provare a infornarla, sicuramente uscirà meglio. Sì, papà, mettiamolo. Così in fondo sarà il colore giusto. Dai, Auri, mettiamolo. Va bene così. Dai, apri, Auri! Ma che schifo! Esatto, Aurora. E il colore è bruttissimo. Non c'entra niente col nostro ciuccio. È vero. Non possiamo mangiarli perché sono in colore sbagliato. E penso non sia nemmeno molto commestibile. Ne facciamo un'altra, forse. Ragazzi, venite! Dobbiamo iniziare una nuova challenge. Okay, andiamo. Tanto non abbiamo nient'altro da mangiare. È vero. Sta per partire la seconda sfida e vi dico già che è molto difficile. Il primo che riesce a finire di mangiare la caramella più lunga del mondo in soli 20 secondi vince! 3, 2, 1, via! Dai, devo vincere! Schifo. Io sono proprio infortunata. Prima la bevanda azzurra e poi l'uovo con l'azzurro. Questa giornata è fantastica. Non è giusto, io non ho ricevuto niente. Certo che se ci penso bene gli altri sono fortunati. Diana, vuoi fare il mio uovo con l'azzurro? Grazie Aurora, ma non posso. Questo è azzurro, invece il mio ciuccio è giallo. Ah, ok, mi dispiace tanto. Certo che Diana è davvero furba. Dice di aver fame e poi fuori mangiava il cibo di qualunque colore. Però ora gli ho nascosto la scatola, quindi non potrà più farlo. Non c'è nessuno. Sapete cosa faccio, leoncini? Prima iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate tantissimi mi piace per non perdere nessun video. E ora vi spiego il mio piano. Dato che quello che ho vinto proprio non mi piace, ora chiamerò il ristorante ufficiale di Mike e Aurora e mi farò portare qualcosa del colore del mio ciuccio. Ma
Pronto? Parlo col ristorante ufficiale di Mike e Aurora? Sì, è proprio quel canale YouTube famoso dove vengono a ordinare tutte le cose. Ascolti, vorrei fare un ordine a casa. Vorrei del pomodoro, del peperone, ketchup, fragole, anguria, cavolo rosso e per concludere una bella bistecca al sangue. Da asporto, grazie, vi aspetto qui. Ecco fatto. Che schifo queste olive. Diana, sei sicura che non mandi a Walt? No, Aurora, stai tranquilla, perché il colore non è del mio ciuccio. Voi state qua a mangiare, io vado un attimino in bagno. Ma quella è la mia borsetta! Quella non l'ha presa! Ma non c'è neanche più dentro niente! Qualcuno avrà mangiato tutto! Chi sarà stato? Mike? O Aurora? O Matilde? Ora torno in sala e indago. Eccoli là tutti e tre. Che schifo, queste olive fanno proprio schifo. Un sacco di cose. Sì. Ehi, Diana, tutto ok? No, sono arrabbiata. Cos'è successo? Qualcuno di loro tre hanno rubato il mio cibo. Ma scusa, com'è possibile? Tu non li hai visti? No, non li ho visti. Campanello. Ma prossima sfida, chi riuscirà a decorare meglio il proprio ciuccio vince. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! Un cuoricino di cuoricino, non si vede molto, io ho il rosso. Allora, faccio un cuore qua. Faccio un cuore qui. Una stella. Che bello, mio cuoricino. Sta venendo proprio bene. Scriverò il mio nome, Aurora. Cuoricino. Mike? Sì? Ti lancio una nuova sfida. Cioè? Perché vedo che tu stai colorando molto bene il fuoco. Ho un sacco di cuoricini, sono bravissimo. Dovrai decorarlo da bendato, così sarà più difficile. Oh no, Laura, non mi va, dai. Sì, mi dispiace per te, Mike, le regole sono regole. Ma non è giusto, così per me sarà più difficile. Eccolo qua, perfetto, continua ora. Un po' più a destra, ora a sinistra. Non vedo niente, Laura, aiutami un pochino. No, Mike, ma così stai sbagliando tutto. Stop, fine del tempo, vediamo qual è il ciuccio migliore. Ecco qui, conclusa anche questa sfida. Ma cosa stai facendo? Se non posso, non devo cittadino. Annunciare il vincitore di questa sfida. Mike! E è... Matilde! Vieni! Sei stata veramente brava, sì! Però ho vinto io, Diana. Beh, ma comunque il mio ciuccio era più bello. Ho vinto io, però non era giusto che vinceva Matilde. Sì, è vero. Ragazzi, guardate il mio ciuccio. È bellissimo! Però io ho avuto più fantasia di te. Ultimissima sfida! Per vincere le scimmie dorate. 3, 2, 1, via! Dovete camminare! Non voglio carrare mai, Giulio! Dovranno sfidarsi lanciando il dado.
In base al numero che uscirà, scopriremo solo in quel momento che colore sarà abbinato alle loro fantastiche unghie. Verrà fuori un qualcosa del genere. Speriamo un po' meglio. Speriamo che a me esca un colore bello. Io spero tanto che esca il giallo. Guardate, io l'avevo già fatte. Ma Diana, dove hai visto un colore giallo? Guardate i colori. Rosso, azzurro, arancione, nero, verde e rosa. Io li amo tutti, ad eccezione del nero. Quello proprio mi fa schifo. Beh, di certo io che sono un maschio preferisco l'azzurro e non il rosa. Però, beh, sapete, mi accontento anche dell'arancione, del rosso o anche del verde. Beh, è inutile che continuiamo a parlare del colore che vorreste. Solo la sorte lo stabilirà. Quindi ora, guardate qua, e voilà! Avete visto? Sono un vero mago oppure no? Chi vuole iniziare a tirarlo? Io! Prima del signore, direi. Luca, sarai l'ultimo. Laura, Aurora e Diana, sasso, carta, forbici e vediamo chi inizia. A voi ragazzi! Ma dai, non è giusto! Ma scusate ragazze, Mike non aveva detto sasso, carta, forbici? Ma ha ragione Luca! Esattamente! Adesso che ci penso, non aveva detto di far questo, ma bensì sasso, carta e forbici! Non mi frega niente, io prendo il gallo e tiro per prima. Avere lo smalto prestabilito del colore azzurro. Vediamo quali saranno i prossimi colori. Ah, tocca a me! Laura, prima i più piccoli e dopo i più grandi, quindi tocca a me. Uffa! Pensavo toccasse a me, uffa! Non è giusto però! Dai, dire che poi tocca a me. Dai, in realtà prima io, perché sono più piccola di te, quindi... Io sono l'unico ragazzo. E tu sarai l'ultimo perché sei il più vecchiotto. Vabbè, lasciamoli litigare. Intanto io tiro. Attenzione, un po' di spazio per favore. Sì, allora, il numero uno, Diana, prego qua con me. Venga qua con me. Diana, avrai lo smalto delle unghie del colore rosso. Guarda, non tocchiamo la cosa degli altri concorrenti, grazie. E comunque Laura, ti sarebbe stato benissimo. Però sai cosa ti devo dire? Non capiterà mai, perché non succede solo uno. Quindi guardiamo tra Luca e Laura che colori rimangono. Uffa, sono stati scelti proprio i due colori che mi piacevano di più, il rosso e l'azzurro. Sai cosa ti dico? Ora tiro e speriamo di beccare... Di certo non il nero, quindi o il verde, o il rosa, o l'arancione! Attenta! Leoncini, vi siete già iscritti al nostro canale? No! Cosa state aspettando? Fatelo subito e mi raccomando, attivate anche la campanellina, ma soprattutto lasciate tantissimi mi piace! Iscrivete subito sotto nei commenti, secondo voi, a Laura e Luca, che colori abiteranno? Lo scopriremo tra poco! La 5! Esatto! Confermiamo! Laura avrà lo smalto del colore verde! Ah, quindi a me manca solo o l'arancione o il nero oppure il rosa! Ti piace il rosa? No! Vuoi il nero? No! Non avrai mai l'arancione, è impossibile! Che percentuale c'è di successo che ti esca l'arancione? Quindi mettitela via, ti capiterà lì! Dai, prendi il giallo e vai a tirare! Mannaggia, questo vuole scegliere pure il colore! Ragazze, volete vedere una magia? Adesso uscirà il numero 3! Sì! Sì,
Certo che sono un mago. 3, 2, 1. Oh, guardate, guardate, è uscito proprio il 3. Avete visto? Avevo ragione io, sono proprio un mago. Sono un mago. Ma wow, sei veramente un mago. Beh, ma avevate dubbi, io sono veramente un mago. Ma dai, aspetta di ciò che è Luca, hai solo avuto fortuna. Bene, bene, bene. Anche l'ultimo concorrente ha lanciato il suo dado e il numero comparso è il numero 3. Quindi avrà lo smalto del colore arancione. Beh ragazzi, siete pronti? Pronti a cosa? Beh, semplicissimo! Andrete tutti nel centro estetico di Papa Mike. In che senso centro estetico di Papa Mike? Oh, questa cosa a me già mi preoccupa. Prego, prego, avanti il primo. Benvenuti nel salone, anzi, centro estetico di Michela! Prego, prego, venite che dobbiamo fare le unghie, grazie! Buongiorno, Michela! Buongiorno, benvenuta, Aurora! Mi ricorda che colore ha vinto nella sfida precedente? Azzurro! Oh, perfetto, azzurro! Quindi centro estetico Michela quest'oggi colorerà le unghie di Aurora di azzurro. Mannaggia! Allora, diciamo che Michela non è proprio molto esperta. Mi dia la manina, per favore! Faremo super veloci! Certo che questo posto è veramente serio, c'è anche la sala d'attesa. Ma Laura, a te come sembra questo centro estetico? Beh, devo dire che è molto carino e soprattutto accogliente. A me piace un sacco. Sì, dai. E voilà! Perfette! Belle, sono un po' stranine. E non si discute. Avanti il prossimo, la prossima! Eccomi qua. E il mio colore era il rosso. Perfetto! Questo giusto? C'è qualcosa di male che stai guardando. Ah! Rosso, scusatemi! Non sono molto esperta. Con le unghie. Allora, faremo una bella pennellata questa volta. Mi faccia vedere le sue mani. Ha già lo smalto. E non importa, sa. Questa estetista è molto particolare, guardi che veloce che è. Abbiamo già fatto tutta la mano, non si preoccupi. Opla, come nuova, perfetto. Tenga sulle mani. Soffi un pochino, signorina, soffi un pochino. Non si è mai fatta una manicure, non se l'è mai fatta. Guardi. Ha visto? Così si fa veloce, no? Nel 2024 si fa tutto molto veloce. E voilà, perfetto, avanti il prossimo! Non ho mai visto una estetista che fa le unghie così brutte. Che bella questa sala d'attesa. Quanto ci mettono a fare quelle unghie? Buongiorno, signora Michela. So già il suo colore, giusto? Sì, non si preoccupi, sembrerà di essere un pittore con lei. Le faccia molto bene, per favore. Certo, non si... Ho la faccia di uno che fa l'unghia male? Guardi. No. Allora, facciamo così. Ok. Guardi. Belle, vero? Ho visto? Sì, sei uscito un po' di buco. No, si leva col tempo, non si preoccupi. Allora, salve, buongiorno. Io le spiego subito che non ho mai fatto le unghie. Non si preoccupi. Guardi, certificato di autenticità. Ma capito, dai. Centro estetico Michela. L'unica al mondo a fare le unghie è meglio di tutti. Mi faccia vedere qua. Che unghie ha? Ho un po' paura in realtà adesso. Ma che schifo, lei se le trae. Mi dia queste mani, dai, per favore. Ah, ci penso io a farle le unghie bellissime. Allora, mi dica che colore ha vinto. Guardi, a me sembrava proprio il verde. Sono un nero! È la Laura! Esatto, guarda qua, il tuo è un altro colore. Oh sì, giusto, era proprio l'arancione. Beh, col verde sono molto simili. Ah, arancione, ottima scelta, guardi, infatti avevo già l'unghietta anche io arancione. Me la ritocco un attimino, mi dia le mani, dai, per favore. Mamma mia che mani, mi sembra un camionista questo uomo. Perfetto, grazie, può andare. Signori, il centro estetico è chiuso. Alla prossima, grazie. Che unghie. Guardate, me l'hai messo malissimo. Me l'hai messo fuori la
non mi piace proprio. Ma anche le mie. Ragazzi, allora com'è andata al centro estetico? Non mi interessa comunque. Guardate le mie spalle che cos'ho. 4 cucchiaini con una pallina, perché questi prestabiliranno il vincitore della prossima sfida. Anzi, in realtà la prima, perché lo smalto non era proprio una sfida. Papà, ma potremmo fare con quelle palline? Ci vuoi dare di più informazioni? Sì, io non ho capito. Ci vuoi dire un po' più bene? Io credo che nessuno di noi abbia proprio capito cosa bisogna fare. No. Ha ragione Laura. Ma voi bambini avete capito? Scrivete sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete tantissimi mi piace per non perdere nessun video. Ah, semplicissimo! Questo bidone sarà nel lato opposto della stanza. Voi dovrete prendere il cucchiaino così, metterlo. Cercare di arrivare dall'altra parte della stanza per poi far canestro! Ovviamente però non tutti potranno vincere, solo 2 potranno vincere. E chi vincerà mangerà del cibo buono del colore dello smalto delle sue unghie. E chi perderà mangerà del cibo cattivo sempre del colore dello smalto delle sue unghie. 3, 2, 1, go! Andiamo in zona cucina a degustare queste cose. Sono pronta a quello che mangerò. Che colore sarà quello? Beh, sarà simile all'azzurro perché ha il colore delle mani del colore azzurro. Perfetto, siete pronti? E voilà! Oh sì, è un colore di mirtilli molto particolare. È simile al tuo smalto. Super giù, è difficile trovare l'azzurro, quindi abbiamo trovato questo. Aurora, questo è un alimento buono, quindi dovrai mangiarlo tutto. Ok. Bravissimo! Wow, sono stata proprio fortunata a vincere. Se prendevo, non so cosa mangiavo. Oh, vediamo cosa mangerò oggi di buono. Beh, alta. Mi sembra che hai perso, beh, non hai vinto, giusto? Ah, ho perso. E che colore hai lo smalto? No, arancione. Ma come te l'hanno messo bene questo smalto? Beh, direi proprio che mangerai qualcosa di cattivo arancione. Voilà! Una super carota cruda già mangiucchiata da qualcuno. Quindi non ti preoccupare. Mangia tutta la carota e... Mangia la carota perché la sfida è mangiare la carota. Soffri un pochino in silenzio. Bravo, mandala giù tutta, non ti preoccupare. Com'è? No, sai che non so chi l'ha mangiata in precedenza, quindi potrebbe essere stata anche una persona non molto indigena e pulita. Che schifo. Beh, ma finiscila pure tranquilla, noi ti aspettiamo. Che schifo. Io cibo buono perché ho le unghie rosse. Esatto, mi fammi vedere queste unghiette. Te le hanno messe proprio male queste unghiette. Beh, pronta a vedere che cibo super. Certo. Vuoi vederlo? Guarda, vieni qua. Ti faccio vedere a te, ma non lo facciamo vedere a casa. Tu puoi dire cosa sono? Siete pronti? Guardate! Wow!
Questa è corruzione questa. Beh, comunque devi mangiare le tue fragoline, prego, mangiale pure. Sì. Io non vorrei mai essere al tuo posto se avessi perso. Perché sai che cibo c'era come rosso o cattivo? Vuoi saperlo? Non te lo dico, non si può sapere. Magari la prossima sera la perdi e ti mangi quello cattivo. Beh, sai che ti dico? Cicin, col giudice. Questa pure. Pure il giudice a mangiare la fragolina. Sono proprio squisite. Ecco qua, io sono l'ultima però. Che colore avevi? Non mi ricordo mai i colori. Avevo il verde. È un colore cattivo! Non è vero, ci sono tante cose verdi buone. Posso... La zucchina ti piace? Sì. Allora chi te lo dice che non ci sia una zucchina dentro? Poi di verde ci sono i piselli comunque. Mi piacciono. Hai visto che ci sono tante... Però tu hai vinto o hai perso? Ho perso. Quindi non ci sarà sicuramente qualcosa che ti piace. Posso andarmene? Facciamo finta che l'ho mangiato, ma in realtà non l'ho mangiato, anche voi da casa, non dovete dirlo. Assolutamente no! Siete pronti a vedere il prossimo alimento? Olla! Tu sai che cos'è? È l'avocado! Esatto! E puoi pure mangiare... Il guscio non si mangia, bisogna prendere questo, piano piano, sì. Un cucchiaino, e va mangiato completamente tutto. Sì, guarda, sì, posso fare io, per favore. Voglio proprio aiutarti, non ti preoccupare, guarda. No, voglio farmelo, arrivederci, è stato bello, io me ne vado. È pure grazie, pezzettino. Venga, prego, lo assaggi. Non le faccio esagerata. Tutto giù. Non mi piace proprio. Tutto giù. Manda giù. Devo capire quale mi si abbina meglio. Siete già qua, leoncini. Mannaggia, avete fatto velocissimo. Beh, seconda e ultima sfida molto particolare. Però mi serve prima un tocco di magia. Guardiamo. Proprio quello che mi serviva. Due perfetti palloncini. Beh, vi starete chiedendo a cosa servono. Ed io ora ve lo spiego. Questi palloncini verranno lanciati in aria e i concorrenti dovranno cercare di farli esplodere con le proprie unghie. E come nella sfida precedente ci saranno due vincitori e due perdenti. Beh, guardiamo chi vince e chi perde. Siete pronti? E la sfida inizia! Secondo voi, leoncini, scrivete sempre qua sotto nei commenti che alimento così grande ci potrebbe essere qua sotto. Scopriamolo insieme. Il peperone. Oh sì, un super peperone gigante rosso e dovrai mangiartelo tutto a pezzettini però. Ma non piace il peperone. Tu su, mangialo e lo fa solo perché vi siete iscritti. E se non si sono iscritti, aspetta, diamogli il tempo di farlo. Mi raccomando, fatelo subito, attivate la campanellina e lasciate tantissimi mi piace. Ora Diana, per i nostri iscritti fallo. Silenzio, dai, mangia tutto, lei è verdura che ti fa bene. Io la tua età, sai quanti ne mangiavo? Certo che mi piacevano, però voi da casa dovete mangiarli. Che schifo, non mi piace questa verdura! Ah, ora mi diverto. Mi sembra che hai perso, Laura. Sì, di nuovo. Ma sei l'unica che ha sempre perso. E cosa devo
farci, Mike. Va bene, però voglio essere dalla tua parte questa volta. Ho un alimento molto buono che sicuramente ti piacerà. Oh, davvero? Prego, scoprilo pure da sola, certo. Le olive! No, no, Mike, non puoi capire! Io so che appunto per questo ti ho dato un bel alimento che non ti piace. Quindi prendiamo un po' la forbicetta, la tagliamo. Non niente, no, guarda, guarda, così buona. Prego, hai quel ditino dentro che pure mangia, mangia. Io vado, Leoncini, lo faccio solo per dovete voi. Sapere che Laura le odia le olive. Sì, anche solo l'odore io vado. Dai, Lauretta, che sono così buone le olive. Mastica bene, guarda, squalificata! Io ho vinto tutte le volte. Sì, secondo me sei solo stata fortunata, sai, ti dico solo questo. Beh, questa volta il giudice ha trovato qualcosa di veramente azzurro. Cioè, l'alimento non è azzurro perché è difficile provarlo. Secondo me potrebbe piacerti, però la confezione è azzurra. Siete pronti? E voilà! Wow! Sì, 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 una merendina! Al cioccolato però è azzurra. Perché tu hai fatto bene? Oh, questa è corruzione! Ah, beh, l'ultimo concorrente, il quale ha vinto, mi sembra. Sì, finalmente ho vinto, chissà allora, cosa sei sarà pronto? Di buono. Guarda, è qualcosa di buonissimo, tada! Oh, ma è una marmellata! Non ti piace la marmellata? Scusami. È una marmellata di altissima qualità questa, cosa pensi? A me in realtà non piacciono le marmellate. A che non ti piacciono le marmellate? Adesso fai una cosa, guarda qua. Chiudi gli occhi. Va bene. Ok? Fidati di me e ti sembrerà di entrare in paradiso. Tranquillo, fidati di me. Oh! Mangiamo solo cibo? Voglio che trovo un cappello che sta bene con i miei capelli. Voglio trovare un cappello speciale per me. E io? Non lo so. Vorrei pescare un sacco di cappelli colorati. Verde, arancione, azzurro o magari rosa. Spero di trovare un cappello davvero bullo. Anzi no, perché io ora sono un principe. Lo voglio trovare proprio del colore dei miei occhi. Guardate. Voglio che mi esca dello stesso colore della mia maglia. In questa scatola ci saranno tutti i vostri cappelli. Prego, avanti il primo. Ora devo pescare. Mettiti qua, mettiti qua. Allora, sei pronta a pescare? Ti devo dire una cosa prima. Una volta che avrai pescato il cappello, non potrai più cambiarlo. Quindi qualsiasi colore ti capiti, te lo vedi. Che ti piaccia oppure no. Hai capito? Sì, sì, Mike, tranquillo. Fammi pescare. Dai, vai, vai. Il cappello bianco! Esatto! Quindi d'ora in avanti, Diana, mangerai solo cose del colore bianco! Anche io quello rosa. E ti è capitato il bianco, quindi guardiamo come ti sta. Perfetto, bravissimo, raggirati, perfetto, grazie, arrivederci. Avanti il prossimo, vediamo che cappello prendete. Tocca a me, voglio pescare un cappello magico, tipo quello delle principesse. Aurora, tocca a te, dai, vieni, inizia a cercare, non guardare, cerca, tanto non si vede niente. Devi andare a prendere quello un po' più a sinistra, ascolta me, troverai qualcosa di magico. No, ehi, scusa, volevo dire forse a destra, poi un po' più a destra. Bravo Aurora, il cappello azzurro. Attenzione a tutti i partecipanti. Un secondo, che devo dare un annuncio molto importante. È appena stato pescato un cappello magico da parte di Aurora. Ebbene sì, appena lo indosserà scopriremo che potere le verrà assegnato. Siete pronti? Vediamo che trova il livello, speriamo che trova il livello, vado! Ho trovato la principessa di Frozen, che bello! Aurora è diventata la principessa di Frozen! E d'ora in avanti avrà tutti i suoi poteri magici. E quindi potrà mangiare solo cibo magico! Sono felicissima! Io spero di pescare la corona
da vera reginetta, sapete? Dentro di me io sono la vera regina! Allora, innanzitutto, venite a tornare con i figli per terra! Perché qua di re e regine proprio non esistono! Ci sono solo cappelli magici o cappelli normali, non c'è io non vedo nessun re e nessuna regina, quindi stai tranquilla, metti la mano dentro e pesca! Vado! Voglio un cappello magico come Aurora! Aspetta, ma tu stai cercando di sentire, vedi di pescarne uno, dai, e tiralo su! Vado! Vai, tira su! Voilà! Che cappello è, Mike? No, perché proprio io il cappello grigio? Fammelo indossare! Che brutto! Ne volevo uno fucsia! Bene! Laura, d'ora in avanti anche tu mangerai cose del tuo cappello magico, perché sì, anche tu hai un cappello magico. Potrai mangiare solo cose dei conigli, come il colore del tuo cappello grigio. Beh, che schifo dei conigli! Aurora ha pescato il cappello più bello, lo volevo io! Avanti, prossimo, Johan, dai che tocca a te, su! Spero di trovare un cappello di colore giallo. Allora hai pescato? Dai, su! Eccolo! Ma è mezzo rosso e mezzo blu, come funziona? Vabbè, sapete cosa vi dico? Lo giro e lo indosso dalla parte rossa. John ha pescato il cappello del colore rosso, quindi d'ora in avanti potrà mangiare cibo solo del colore rosso. Avanti il prossimo, dai su che tardi! Sono felicissima! Tanto tutti gli altri hanno pescato i colori bruttissimi. John, il rosso, il blu. Diana, il bianco. Laura, il colore topo. E non dovrei ridere, sono giudice, però è vero, quello di Laura fa veramente schifo come colore. Ma torniamo seri. Allora, vuoi pescare oppure no? Dai, su, pesca. Ma che colore vorresti pescare? Il colore della mia maglietta o il colore della tua? Beh, in effetti questo rosa è davvero figo. Però, guarda il mio capello, che colore è? Esatto, quindi non potrei mai trovarlo. Che schifo! Il cappello di color cacca. Voglio cambiare cappello. Ma cosa fai? No, si può cambiare il colore del cappello. Io sì, voglio. Ma ancora, vabbè, sai cosa ti dico? Tieni pure il cartone, fai quello che vuoi. Tanto questo è un cartone magico. Non c'è niente. Esatto, non c'è niente, la magia è finita. Abbiamo dato 25 cappelli, 6 con quello di Papà Mike, quindi ora i cappelli sono esauriti! Uffa, che schifo questo cappello, l'odio il marrone! Che schifo! Il colore marrone non è bello! E non ti sta neanche bene! Bene, iniziamo la challenge! Dovrete disegnare un animale del colore del vostro cappello. Il primo che completerà il disegno vince! Sto pensando a quale animale potrei disegnare. La giraffa! No, perché è già la Laura, mannaggia. Oppure il coccodrillo! Però è verde, quindi neanche il coccodrillo. La volpe! La volpe però mi sa che è marroncina, rossastra, quindi non posso. Devo pensare un animale bianco. Beh, il cane è bianco. Cosa posso disegnare? Non mi viene in mente niente. Oh. Oh, che paura! L'avete vista pure voi quella cucinella grande rossa? Per fortuna è volata via. Oh, bella idea! Potrei disegnare proprio una cucinella. Vai, John, bella idea. Oh, con questo colore, oltre alla cacca, non mi viene in mente nulla. Cosa potrei disegnare? Aiutatemi, scrivetelo sotto nei commenti. E iscrivetevi al canale per non perdere nessun video. Il coccodrillo come fa? Senti Laura che sta cantando la canzone degli animali. Non ho avuto una brutta idea. Ora canto anch'io la canzone degli animali, così almeno mi viene in mente qualcosa. 44 gatti... No, non c'è il marrone. Ci sono due coccodrilli e una... No, non c'è neanche qua il marrone. Furia il cavallo del West. Il cavallo è marrone! Bingo, ora posso disegnarlo! Cosa posso disegnare? Ah, io ho il cappello magico!
Posso disegnare tutto quello che voglio. Quindi disegnerò un pupazzo di neve come Olaf. Quello di Frode è così divertente e fa pure ridere i bambini quando lo guardano. I ragazzi hanno già incominciato a disegnare e io sono l'unica che ancora non ho fatto niente. È qualcosa di grigio. Aiutatemi, Leoncini, voi da casa. Cosa posso disegnare? Il topo! Il topo? Che schifo, però va bene, disegnerò quello. Oh. Topo, finito! Eccomi qua. Abbiamo la prima che ha finito di disegnare, ma... Scusami, Aurora. Che cos'è questo? Un pupazzo di neve! Ma mi sembra un pupazzo di neve! Ma Aurora, è bruttissimo! Io non so disegnare, sono piccola! E ho capito, Aurora, tu non sai disegnare, sei piccola, ma io sono un conduttore super serio e mi dispiace, ma non posso assolutamente darti questo punteggio. Sei squalificata, Aurora, su questa mancia sei squalificata, questo disegno fa schifo. Uffa, ho perso. Oh, come si disegna una cucinella? Cucinella, vieni qua che devo copiarti. Dopo finire la coda. Stop, finito. Fammi vedere. Oh, complimenti! Abbiamo la prima vincitrice! Guardate, è un bellissimo cane! Sì. Esatto, i cani possono essere anche del pelo bianco, del colore bianco. Abbiamo la prima vincitrice, complimenti! Oh, ho vinto la sfida e ho vinto il cioccolato bianco! È tutto per me! Che completa il percorso senza sbagliare nemmeno un salto vince! Che bello! Questo percorso lo facevo sempre quando ero piccolina. Mi basterà solamente ricordare come funzioni. È piede destro, piede sinistro e credo che bisogna anche farlo con tutti e due i piedi. Non lo so, ora ci provo. Oh, sono pronta! E ora cosa devo fare? Non lo so! Sono uscita dal percorso, Leoncini, ho perso! Certo che pensavo Laura fosse decisamente più brava. Ai suoi tempi andava di moda questo gioco, eppure ha fatto schifo. Per me è facilissimo, io sono super abile. Guardate quanto è facile, E vai! E... Non so come ha fatto Laura a sbagliare. Oppla, finito! Era troppo facile, vorrei un po' di difficoltà. Adesso sapete cosa faccio? Lo faccio all'indietro. Ura. No, mannaggia, ho perso! Oh, tocca a me. Io non ho mai fatto in vita mia questo gioco. Io non ho ben capito come funziona. Forse devo toccare con i piedi il bordo del percorso. Vabbè, proviamo, mal che vada perdo. Stop. Sei uscita dai bordi. Mi dispiace, ma ho appena controllato il replay. Voi l'avete visto? Guardatelo. Ora tocca a me. Però prima devo riscaldarmi un po'. Hop, hop, hop. Ecco, cominciamo. Hop, hop, hop. Questi muscoli bastano per questa sfida. Mi sono abbastanza riscaldato. Fai meno in gradasso, Johan. Mi piaci quando sei don male. Dai, Johan, non fare lo sbruffone. È vero, sì, dai. Anche perché magari poi facendo così perdi la sfida. Hai visto, Diana? Si vantava tanto e poi è caduta proprio come una sciocchina. Sono una persona molto energica. Questo esercizio lo farò benissimo. Ci cominciamo. Adesso torno indietro. Oh, non ci sono tanto preoccupata. Se Joan continua così, vincerà la sfida. Sapete cosa faccio adesso? Un tocco di magia con la mia bacchetta magica. Bene, body boom! Oh, non funziona niente. Riproviamo. Bene, body boom! Che schifo! Questa bacchetta è rotta! Questa bacchetta non funziona più! Manca l'altro! No, sono uscito dai bordi! Giudice! Aurora mi ha fatto perdere! Che cosa? Io non ho mica visto niente.
È giusto così. Sei uscito dai bordi? Joan, squalificato, hai perso, sì. Ma non è colpa mia che sia perso. Guarda, da questo momento ti prometto che sarò più attento. Mi ero un secondo distratto. Mi sembrava di essere alle Maldive con un bel succhetto. Questa sfida dovrebbe essere annullata. O almeno bisogna rifarla. E il giudice sono io. Andiamo avanti con il prossimo concorrente. Finalmente è mio turn. Una, due, una. Oh, è brava. Sì. 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 È bravissima! Non è giusto! Guarda, chiedi, guarda che stai per cadere! È bravissima! Aurora! Complimenti, Aurora! Hai vinto la sfida! E ora potrai mangiare un cibo di Frozen! Quanta gioia! Ecco, mi sono mangiato il mio premio! Però come vedete mi sono cambiata, mi sono messa in pigiama! Se no, una vera principessa si sponca col suo abito! L'unica principessa sono qui io! Prossima challenge! Dato che sta arrivando il calar del sole, faremo qualcosa di molto tecnico! Trovate il gioiello nascosto per vincere un cibo! Cercate, su, che state qua a guardare? Iniziamo! Non lo so, ma adesso devo provare a vedere. Che bello, però! Non ho mai fatto una caccia al tesoro. A parte che non ci vedo niente su questa mappa. Tiro fuori i miei occhiali. Almeno inizio a capirci qualcosa. Aspettate. Ecco fatto! Ora va molto meglio! Allora, io non ci capisco niente delle mappe. Però per una volta voglio provarci. Sì, sono fiduciosa. Sapete cosa vi dico? A me di questa sfida non mi interessa niente. Inizierò a disegnare. Così imparo. E la prossima volta non perderò la sfida nel disegno. Non mi dice di andare di qua. Ma... c'è il cancello, c'è qualcosa che non va. Secondo me la strada è giusta, quindi ora apro il cancello e continuo. Dritto, un po' a sinistra, un po' a destra, di nuovo dritto. Devo capire dove sta andando la Laura, fammi guardare. Sapete cosa faccio? Dimenticavo, però prima iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un sacco di mi piace per non perdere nessun video. So già che Laura troverà il tesoro, me lo sento. Attenderò che la Laura troverà il tesoro e quando l'ha trovato la distraggo così. Prendo tutto il tesoro e glielo ruberò! Secondo i calcoli è giusto nord, sud, est e ovest. La stavo guardando al contrario. Così Laura, dovrebbe essere giusta. Laura, come sta andando? Molto bene, diciamo. Vuoi fare un lavoro in coppia? Assolutamente no, John. Io continuo per la mia strada. Allora arrangiati. Che maleducato. Vabbè, tanto vincerò io. Ma Aurora, perché sei qui a disegnare? Perché ho già vinto una sfida, quindi disegno. Ma cosa vuol dire? Ti stai esercitando perché la prima sfida l'hai persa? Sì, imparo a disegnare così non prendo le sfide. Aspetta, allora, non rovinarlo più di così. Guardate, questa sarebbe la mappa, è tutta rovinata, come fai a trovare il tesoro adesso? Non ti ho detto una cosa, chi troverà il forziere nascosto sarà molto fortunato perché al suo interno c'è un cibo molto speciale! Guardando subito la mappa, vado a cercare subito il tesoro! Bravo Aurora! Questo è lo spirito giusto che ci vuole per queste sfide! Devo recolare subito il tempo perso! Dovrebbe essere qua vicino alla X! Anche io la vedo proprio vicinissimo a noi! Non riesco a capire, però... Eccola! Sono felicissimo! Inizierò a scavare con le mie mani! Devo trovare il baule prima di Laura. Dai, John. Dai che ci riesci. Dai, John. Sono arrivata io col mio super panile. Ora lo troverò il mio baule tesoro. No. Sì, ce la faccio. Mi dispiace per te. Oh, vedo qualcosa. Ci siamo.
Non ci posso credere, sto per vincere. No, in realtà l'ho trovato io. Già, spostati tu. Guarda che mi arrabbio. Devo vincere questa sfida. L'ho trovato io, Laura. Guarda come stanno qui litigando quei due. Dai, ci siamo quasi. L'hanno trovato. Adesso devo prendere questo. Ma dove sono finiti tutti? Non c'è più nessuno! Ho visto Matilde prendere e andare via! Aurora si stava facendo i fatti suoi senza nemmeno partecipare! Poi ho sentito due colpi fortissimi come se qualcuno si fosse preso a pugni! Ed è sparita Laura e Joan! E alla fine, Diana dov'è finita? Oh. Leoncini, iscrivetevi al canale! Non so più cosa fare, vado a cercarli! Ci vediamo nel prossimo video! Mangiamo solo cibo dei colori! Leoncini? C'è un piccolo problema. Scusi, giudice, una domanda, posso? Ma io non vedo nessun uovo. Dove dobbiamo pescare? Dobbiamo fare qualcosa? Cosa dobbiamo fare? Bravo, papà, non ci sono le uova. Come non ci sono le uova? Ma allora che challenge delle uova è questa? Non ho capito, ci sono le uova oppure no? Altrimenti cambiamo challenge. Ci sono, però dovete trovarle. Ma come non ci sono le uova? Io volevo mangiarle tutte e anche subito. Anche io ero già pronta. E adesso cosa facciamo? Infatti, che facciamo adesso? Bella domanda. State tranquille, ragazzi, non preoccupatevi. Ora inizierà la caccia alle uova. Siete pronti? 1, 2, 3, via! Dove sarà l'uovo? L'uovo sarà qui. Sarà qui. Neanche qua. Ma dove possono essere le uova? Dove può essere? Aiutatemi! Sotto il letto ci sono. Secondo me l'uovo è proprio nascosto in questa stanza dove abbiamo iniziato la challenge. Ora cerco. E voi, Leoncini, se lo trovate dovete scriverlo subito nei commenti per aiutarmi. Allora, potrebbe essere dentro qua. 1, 2, 3. No, non c'è l'uovo. Andiamo a cercare da un'altra parte. L'uovo. Cosa ci fa qua un palloncino? Oh, cerco da un'altra parte. Magari è nascosto dietro. Solo che sono troppo basso e non ci arrivo. C'è un uovo nascosto in bagno. Basterà un pochino a cercare. Ce l'ho qua in bagno. No, non sono riuscita. Come posso fare? No, neanche qui. Ma se voi foste un bambino di 4 anni come Aurora, dove lo avreste nascosto l'uovo? Ci sono! No, neanche qua! C'è Aurora qua dietro! Sapete cosa faccio? Quasi quasi gli chiedo un aiuto per prendere l'uovo là sopra. Alla fine è un giudice, però io l'ho trovato! Ora vado da lei. Auri! Ascoltami, io ho trovato il tuo uovo di Pasqua! Brava, mamma! C'è un piccolo problema, però. È in alto e io non ci arrivo. Posso chiederti un aiuto? Sì! E ti metto sopra le mie spalle, così tu sarai bella alta e riuscirai ad afferrarlo. Ok, va bene. Andiamo. Dov'è l'uovo? Ah, Aurora, è là sopra, guarda! Dai, vieni, ti alzo.
Che schifo, non è un uovo! Ah! Ho un'idea. Conosco qualcuno di molto alto che sta cercando anche lui le uova e che potrebbe prenderlo. Avete già capito di chi sto parlando? Dai, scrivetelo qua sotto nei commenti. Mike, puoi venire un secondino da me? Per favore. Ho trovato un uovo per te. Molto bello anche. Ho trovato un uovo per te. Che cosa? Avete sentito la Laura? Ha trovato un uovo per me! Arriva Laura! Yahoo! Ascolta la cosa! Mi ha trovato un bel proprio là sopra! Oh. E riuscire a prenderlo, per favore, perché tu sei tanto alto rispetto a me? Sì, ne riesco dopo! Sì, certo, certo! Ah, ok! Ma che Mike, dai, stai buono! Non agitarti per niente, questo qui ormai è mio, non è tuo! E poi l'ho visto prima io, può confermartelo anche il giudice che era proprio qua dietro di me! Oh sì, confermo, confermo! L'avevo visto prima la Laura! Esattamente Mike, mi dispiace per te! Ora mangerò solo cose azzurre! Questa è corruzione, non è giusto! Vi siete approfittati della mia altezza! Me la pagherete! Torna a cercare un uovo! A ripensarci bene, Laura ha trovato un uovo proprio sopra di me, quindi io sicuramente ne troverò uno qua in zona. Qua dentro, vuoi dire che non c'è un uovo? Ta-da! Trovato! Guarda quanti! 5 uova! Giudice, ho trovato 5 uova! Che fortuna! Questa non è un uovo di Pasqua. No, guarda. Oh. Non c'è la canta, questa non è una canta. E che uova sono queste? Quelli da cucinare e da mangiare. Ah, oh, mannaggia. Quelli di cioccolato sono le uova. Ho capito, capito, stia calma, continuerò a cercare. Questa sfida già mi piace. Cosa può essere? Qua abbiamo detto di no. Qua no. Ecco. Tutto rosa, che bello! Ora mangerò solo cose rosa, come questo uovo! Ecco, sono tornato nel posto iniziale. Uovo, uovo, uovo! Trovato! E voilà! Ora potrò mangiare cose solo del colore verde! Ora che avete trovato tutte le uova, iniziamo con la prima challenge! Leoncini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete tantissimi mi piace. Ma però, una cosa, per non perdere nessun video, mi starete chiedendo cosa dobbiamo fare adesso. Dovete disegnare il uovo di Pasqua. Non con le mani, non con i piedi, ma con la bocca. Pronti, via, iniziamo. Che sfida da qui. Via! Allora, con la bocca. Come arriva? Che sono, vincerò sicuramente io, è troppo bello. Ma cosa sta dicendo questa? Guardate il mio. Così è perfetto. E ora facciamo le righe, una così, un'altra così, facciamo la terza, è perfetto. Guardate questi pagliacci, non sanno nemmeno disegnare nuovo di Pasqua. Guardate che bello, e faccio anche un tocco d'aglio, sapete cosa faccio? Faccio una cosa che con questo ovulo ora, guardate. Così. Ok. E voilà! Fermi tutti, fermi! Ok, io
ho finito! Ok, io finito! Guarda che bello! Il mio è più bello! Il mio è più bello! Guarda quanto è bello! Guardate tutti! Dovete ammirarlo! È bellissimo! Esatto, tu hai perso. Mi dispiace. Non pensavo fosse così crudele questo giudice. Io me lo meritavo di vincere. Guarda qua, giudice. È carino, ma non è che hai già vinto. Sì, però è bello. Sì, però è bello. Assomiglia proprio ad un uovo di Pasqua. Io non capisco, non vedo proprio la differenza. Secondo me il mio è più bello, ma... io non la capisco. Tocca a me. Come è brutto? Ma Aurora, questo è un uovo speciale. E ti spiego perché. Guardalo bene, non è un uovo qualsiasi. È l'uovo di Mike Aurora. Il uovo di Mike Aurora. Ragazzi, il vincitore di questa sfida è... Non l'ho neanche comprato, il giudice questa volta. Ma che uovo di più fa? Oh, guarda te, ha vinto l'uovo di Mike ed è pure completamente schifoso. Molto più bello il mio. Per me non è completamente giusto. A me quello di Mike non piace. Neanche a me. È molto più bello il mio del suo. No, in realtà è più bello il mio, ma non importa. Seconda challenge. Deve rubare le carote al coniglio Aurora. Mi sta dando tre cesti. Uno, due e tre. Chi ruberà tutte le carote senza farsi toccare dal coniglio vince! Oh, questa è proprio una bella sfida. Bravo giudice Aurora Coniglio. Ma guarda quanti nomi che ci sono attaccati. Io ho già vinto la prima in effetti. E sapete cosa? Sto sfidando due ragazze, quindi sicuramente sarò più veloce di loro. Riuscirò a schivare Aurora, prendere tutte le carote e vincere anche questa. Vabbè, io sono imbattibile. Vedrete che questa sfida la vincerò sicuramente io. Prenderò tutte le carote. È una sfida molto tosta. E poi io sono così piccolina. Mi sono messa però davanti a questo colore super acceso, sperando mi porti un po' di fortuna. Uffa, devo ricominciare da capo. Ci riprovo. Non mi prenderei mai. Oh, ci sono quasi! No, mi tocca ricominciare di nuovo! Ora la sei troppo veloce, mannaggia! Questo gioco è troppo difficile! Io sono toccherò le carote! Ho un'idea per rubare tutte le carote al coniglio Aurora! Seguitemi! Così non mi vedrà! Cercherò di raggiungerle senza che lei mi veda! Eccole, ce l'ho fatta! Guardate, ora devo solo riportarle alla base. Oh no! Avevo la vittoria in pugno! Pensavo di fregarmi questa, però io sono troppo veloce! No! Raffaella ce l'aveva quasi fatta! Io però ho un metodo infallibile! Metterò questo giubbino, che tra l'altro è di Mike, sopra qua! Così lei non mi vedrà e io riuscirò a prendere tutte le carote. Ora vado. Uffa, ma com'è possibile? Era perfetto il mio piano. Ora devo tornare indietro. Dove sono? Sono qua. Sì, sono arrivata già con tutte le carote. Ora mi basterà solamente abbassare la mano e prenderle. Ma che carota strana che ho toccato. Era così morbida. Secondo me era marcia. Ora provo a prenderla e la tiro su. Ti ho fregato, Laura! Non ci credo! Pensavo fosse una carota! Uffa! Luigi! Sono io, Mike! Non sapevo che non mi avete neanche visto. Guardate.
Guardate che travestimento spettacolare! Sono una pianta in movimento, mentre Aurora cattura Laura e Raffaella, io piano piano avanzo. Guardate! Ci sono quasi! Sono sotto le carote! Ora devo solo muovermi. Io avevo fatto una magia, guarda! 1, 2, 3! Oh, vai, non so più! Io mi hai trovato lo stesso. Devo trovarmi anche un modo per venire a prendere quelle carote. Raffa, ho un'idea in mente! Dimmi tutto! Ci stai se ci alleiamo e una di noi due vince questa challenge? Sì, facciamo un patto tra donne! Sì. Allora, ti spiego. Una cercherà di distrarre un pochino Aurora, magari non so, io mi faccio prendere e tu nel frattempo corri! Forse però non conviene. Ho un'altra idea! Dai, spiegamelo! Questa ti piacerà! Allora, invece di fare una va di là, una va dall'altro lato, di per distrarre Aurora, capito? Ci uniamo e facciamo finta di essere un'unica persona! Quindi tipo, si può far contare così, spalla a spalla! Così. Oh, sarebbe perfetto! Così sicuro, anche se tocca una, l'altra scappa e va a prendere subito le carote! Perfetto! Andiamo! Fantastico! Che vinca la migliore! E la più fortunata! Giorgini, secondo voi chi vincerò? Io oppure Raffa? Scrivetelo qua sotto nei commenti! E già che ci siete, iscrivetevi subito al nostro canale, attivate la campanellina, ma soprattutto mettete tantissimi mi piace! Ma che stanno facendo quelle due? Non vale allearsi! Stai zitto, Mike! Sei solo invidioso! Pensa a raccogliere le carote! Sì, esatto! E Raffa, mi raccomando, ci siamo quasi! Confido in te! Mettermi in squadra con loro, così riuscirò a prendere il secondo punto. Laura rimarrà 1 e Raffaella rimarrà 0. Mezza sfida! Come uovo dorato dietro a Nicoli! Guardate che belli! Volete passare qua dentro, dove vedete che non ci sono i cubi però, Però dovete prendere solo uno alla volta. Inizierà Raffaella! Wow, che belli questi blocchi! Quindi dietro ad un blocco ci sarà l'uovo dorato! Quale scelgo? Quale scelgo? No, non ci sta qua l'uovo dorato! E quale altro blocco sarà? Ehi, torna indietro Raffa, non imbrogliare! Tocca a me adesso! Sto tornando Laura, ti ricordo che prima ti ho fatto vincere. Sì, vabbè, però non è che devi imbrogliare le sfide adesso. Sì. Secondo me l'uovo dorato è dietro questo blocco rosso. No, non c'è, vabbè, riproverò. Dai Mike, tocca a te, vai. Allora, mi affiderò alla fortuna. Verde, secondo me sarà dietro un cubo verde. Sono sicuro, lo trovo. No, non ci credo, mannaggia! Io confidavo, non ci sono mai niente, non ci sono mai niente, non ci sono mai niente, non ci sono mai niente! Ma Mike, proprio fuori di testa, ora tocca a me!
Siete pronti? Qui ci sarà la vittoria sicuro. Allora, azzurro... No, l'ho già preso prima, vi ho detto che non funziona. Poi Mike l'ha preso verde, no! Laura rosa, quindi no, cosa mi rimane? Prendi quello verde, aspetta, quello verde! Tu mi vuoi ingoiare, Io prendo quello giallo! Magari aveva ragione Mike. Allora com'è andata? Secondo te? Male. Esatto. Vabbè, ora ci vado io. Non ci può. Vai. Quale prendo? Allora, rosso. Sapete cosa vi dico? Io voglio riprovare con il blocco rosso. Non so se tu è rosso oppure questo. Prendi quello, prendi questo, questo qui. Ok, prendo. Quello è l'uovo dorato! Adesso che so dove è posizionato, il prossimo giro vengo qui e lo prendo! Sapete cosa faccio? La prossima sfida, ovvero questa qui, la farò vincere a Raffa, sì! Voglio ricambiare il favore con lei perché prima mi ha fatto vincere quello delle carote! Raffa, devo dirti una cosa importantissima! Oh, tornata Laura, tocca a me! Hai visto l'uovo di Pasqua? E lo farò prendere a te per ringraziarti del favore di prima. Allora, ti spiego. Devi andare dove c'è il blocco azzurro, ok? L'ultima fila centrale. Dritto, centrale, azzurro. Sì, esatto. E dietro ci sarà l'uovo dorato. Vado io, ok? Pronto, bravo. Sta andando e sta per vincere. Quindi ti conviene raggiungere il blocco. Prima di noi, vai, hai colpito molto. Allora, no, dove vai? No, dove vai? Ma tocchiamo a me. Ma tocchiamo a me. Stai imbrogliando. Guardate, voglio levare proprio questo. Ha vinto! Eccolo qua! Abbiamo la terza vincitrice della sfida. E ma che secondo me quelle due hanno imbrogliato. Io dovevo mangiare qualcosa di buono. Allora, cosa hai mangiato di buono? Ma hai visto Aurora? Perché dovevo mangiare qualcosa di rosa, ma non la trovo più. Non ti è dato ancora a mangiare? Eppure è passato un sacco di tempo. Ma ha detto che tornava subito, ma... Dove sarà finita Aurora? Capite che quelle due mi hanno imbrogliato e queste uova me le mangio tutte io. Iscrivetevi al canale, io mi mangio tutte le uova.